potete già venire a settembre. Su questo, in discrezione pubblicata la settimanale tedesco di Artigel, il commissario europeo agli affari economici Olli Renzi è trincerato dietro un no comment. Poi che vediamo appunto Olli Ren, che altri aiuti sarebbero alla Grecia, sarebbero soldi sprecati, lo pensa anche il governo tedesco, sia il vice cancelliere liberale Rösler in un'intervista, sia la stessa Merkel, secondo indiscrezioni che riporta stamattina la Süddeutsche Zeitung, escludono categoricamente altri aiuti, ma anche soltanto il rinvio di alcune scadenze, come chiesto sappiamo da Atene, comporterebbe appunto il bisogno di nuovi finanziamenti. Rösler poi ha aggiunto ormai apertamente l'uscita della Grecia dall'euro non spaventa più la Germania perché secondo il governo tedesco sarebbe insomma gestibile. Spaventano invece i tedeschi titoli come quello che stamattina è l'abitare con il giornale più diffuso in Germania e il titolo è la crisi dell'euro colpisce le nostre pensioni. Insomma un quadro non certo rassicurante. Da Berlino ho finito quella linea. Spending review in Italia al rush finale, oggi pomeriggio sta in commissione bilancio del Senato, giovedì potrebbe arrivare via libera definitivo dell'Aula e quando il contatto è ricorso alla fiducia. La CGIL ha proclamato per oggi una giornata di mobilitazione nazionale contro i tagli al servizio sanitario nazionale. La protesta avrà forme diverse da città a città. Intanto il governo si preparerebbe ad una nuova scorbiciata alla spesa da 6-8 miliardi. La misura potrebbe essere approvata già ad agosto, mese di probabile attacco speculativo. Nel mirino ci sarebbero partiti, sindacati, agevolazioni fiscali e agevolazioni alle imprese e a questi si aggiungerebbe un piano dettagliato di dismissioni e un ulteriore intervento sulla pubblica amministrazione, perché sarebbero già sul tavolo del Premier Monti. L'ombra della bancarotta su 10 grandi città italiane a rischiare il crack innanzitutto sono Napoli, Palermo e Reggio Calabria, quest'ultima già rubato dal default nel 2007, ma a rubato dalla bancarotta non ci sarebbero solo città del sud, ma anche grandi centri del nord come Alessandria. Il sindaco ha rassegnato le dimissioni, mentre nelle casse del comune deve pari a 100 milioni di euro.